Fa sempre più freddo. La temperatura scende sotto lo zero molto rapidamente e anche se non c'è neve, il gelo è insopportabile. Il terreno e gli alberi sono ricoperti di brina. Sugli specchi d'acqua il ghiaccio si forma a una velocità incredibile. Gli abitanti del pianeta iniziano a tremare dal freddo. Quando alzano gli occhi al cielo rimangono senza parole. Il sole è diventato due volte più piccolo. Ora sembra un puntino lontano e con queste dimensioni non sarà più in grado di riscaldare la Terra. La cosa peggiore è che dal cielo sta scendendo un'enorme roccia incandescente. L'impatto con la Terra farà sicuramente molti danni. Ok, torniamo alla realtà. La Terra si trova nella cosiddetta zona abitabile del nostro sistema solare. Non è né troppo vicina né troppo lontana dal Sole. In questa posizione la temperatura del nostro pianeta è non solo tollerabile, ma piuttosto gradevole. Gli scienziati spesso si riferiscono a Venere, il secondo pianeta dal Sole, come il gemello cattivo della Terra, perché è così caldo e inospitale che non è possibile lo sviluppo di alcuna forma di vita. Nella sua atmosfera sono presenti nubi spesse che generano piogge acide e i gas serra portano la temperatura superficiale a valori insopportabili. Ma anche se Venere non avesse queste caratteristiche, non potrebbe ospitare la vita proprio per la sua vicinanza al Sole. L'acqua liquida evaporerebbe, impedendo alla vita di svilupparsi. Marte, invece, il pianeta dopo la Terra, è un po' troppo lontano dal Sole. Per questo è freddo e solitario. La temperatura sulla superficie è inferiore allo zero e non si riscalda mai abbastanza affinché l'acqua possa rimanere liquida a lungo. Per non parlare della mancanza di atmosfera sul pianeta, elemento che fornisce alla Terra aria respirabile. Quindi, se il nostro pianeta si avvicinasse o si allontanasse dal Sole, la sua temperatura aumenterebbe o diminuirebbe enormemente. Poche centinaia di chilometri, però, non farebbero molta differenza. La rivoluzione terrestre intorno al Sole segue una traiettoria irregolare. Ci avviciniamo alla nostra stella o ce ne allontaniamo costantemente? Milioni di chilometri, invece, farebbero la differenza, e come? Come mostrato all'inizio di questo video, se spostassimo l'orbita terrestre di qualche milione di chilometri, vedremmo il Sole molto più piccolo. Le temperature potrebbero non scendere nel momento esatto dello spostamento a causa del calore accumulato sulla Terra, ma dall'inverno successivo il nostro pianeta inizierebbe a congelare definitivamente. Gli oceani verrebbero ricoperti di ghiaccio e il livello generale del mare si abbasserebbe. Infine, i ghiacci rifletterebbero una maggiore quantità di calore del Sole nell'atmosfera e nello spazio, non permettendo alla superficie del pianeta di accumulare calore. Più ghiaccio significa meno vapore acqueo nell'atmosfera. Il vapore acqueo cattura il calore del Sole, creando le nuvole. Quindi più fa freddo, meno piove. Il freddo e la mancanza di pioggia non permetterebbero a nessuna pianta di sopravvivere a lungo. Rapidamente il paesaggio diventerebbe arido e brullo. Rimarrebbero intatte solo le aree lungo le rive dei fiumi, ma solo per un po'. Dopo qualche tempo, anche i fiumi smetterebbero di scorrere. Sarebbero congelati o prosciugati. Allo stesso modo, ghiaccierebbero laghi e mari. Scomparirebbe ogni forma di vita intorno a queste fonti. Le piante e con esse tutto il resto, poiché producono sia cibo che aria respirabile. Così la Terra diventerebbe una landa desolata. Per quanto riguarda il gigantesco meteorite citato all'inizio, si tratta di un asteroide vagante nello spazio e diretto verso di noi a causa dello spostamento dell'orbita del nostro pianeta. Giove, il pianeta più grande del Sistema Solare, attualmente funge da scudo contro gli asteroidi. La massa del pianeta è così grande che la sua gravità influenza le traiettorie della maggior parte degli asteroidi, facendoli cadere sulla propria superficie. Su Giove non c'è vita e la sua superficie è gassosa, quindi gli asteroidi scompaiono senza lasciare traccia. Tuttavia, alcuni lo superano. Qui entra in gioco Marte. Anche il pianeta rosso contribuisce alla nostra difesa, tenendo stabile la fascia degli asteroidi tra sé e Giove. La massa combinata dei due pianeti crea un campo gravitazionale che non permette agli asteroidi di uscire dal percorso stabilito.
Se non ci fosse Marte tra noi e la cintura, saremmo abituati a piogge di meteoriti come a normali piogge. Supponiamo che l'orbita della Terra sia diventata quella di Marte. In questo momento ci troviamo a centinaia di milioni di chilometri dal Sole. Le masse dei due pianeti sono più o meno simili, di conseguenza la fascia di asteroidi è ancora al proprio posto. Le temperature sulla Terra continuerebbero ad abbassarsi e la vita si estinguerebbe presto. Se Marte rimanesse dov'è e la Terra si spostasse, allora dovremmo prepararci a un disastro. Non è possibile che i due pianeti orbitino intorno al Sole alla stessa velocità, perché la loro massa non è uguale. A un certo punto si scontrerebbero. Tenendo conto della loro velocità, entrambi si frantumerebbero, creando forse una seconda cintura di asteroidi nel nostro sistema. Se la Terra decidesse di avvicinarsi al Sole, non avremmo più speranze. Oltre a far apparire la stella come una gigantesca palla infuocata nel cielo, il suo calore scioglierebbe i ghiacciai, facendo aumentare bruscamente il livello dei mari. L'acqua sommergerebbe gran parte dei continenti. Un numero maggiore di superfici del pianeta verrebbe ricoperto dall'acqua, causando un maggiore assorbimento di calore. Ciò comporterebbe un ulteriore aumento della temperatura. Inoltre, queste enormi masse di acqua evaporerebbero senza sosta, rilasciando tonnellate di vapore acqueo e anidride carbonica nell'atmosfera. L'anidride carbonica è un gas serra che assorbe il calore, così come il vapore. Insieme intrappolerebbero una quantità sempre maggiore di calore, creando delle spesse nuvole nel cielo, quasi come su Venere, ma senza piogge acide. Questa spessa coltre di nubi contribuirebbe a riscaldare ulteriormente la superficie del pianeta. Alla fine, la Terra sarebbe così calda che sarebbe quasi impossibile avere forme di vita sul pianeta. Solo le creature più robuste sarebbero in grado di sopravvivere a temperature così elevate. Quelle che abitano i deserti, per esempio. Nonostante le precipitazioni, che non cesserebbero come nello scenario freddo, le piante avrebbero comunque difficoltà ad adattarsi ai nuovi ambienti caldi. Quelle delle regioni più fredde sarebbero le prime ad appassire. Ma successivamente anche le piante dei climi moderati e, per ultime, quelle tropicali, si arrenderebbero. Ancora una volta, la Terra si trasformerebbe in un'arida roccia. Ma questa volta surriscaldata. La distanza del nostro pianeta dal Sole, la sua inclinazione, la sua velocità di rotazione intorno al proprio asse, la sua orbita intorno al Sole e persino la presenza della Luna. Tutto questo è fondamentale per l'esistenza della vita sulla Terra. Per esempio, se il pianeta non fosse inclinato rispetto al Sole, farebbe un caldo insopportabile all'equatore e un freddo impossibile ai poli. Anche le stagioni non cambierebbero più, dividendo la Terra in zone estive e invernali infinite. Con l'attuale inclinazione e rotazione, il nostro pianeta si riscalda uniformemente da tutti i lati, come quando cucini qualcosa su un barbecue. Il lato rivolto verso il Sole si riscalda, mentre l'altro si raffredda. Se non avessimo l'alternanza di giorno e notte, probabilmente vivremmo solo in alcune aree del pianeta, con un crepuscolo costante e senza fine. Immagina una vita senza bellissime albe e tramonti. Meglio lasciare tutto com'è. Sei pronto a mettere alla prova le tue conoscenze? Riceverai un punto per ogni risposta corretta. Iniziamo! Il sole è giallo, credi sia un mito o la realtà? Se chiedi a qualcuno di fare un disegno del sole, è probabile che ti disegnerà un cerchio giallo o arancione. Sorpresa, il sole non è veramente giallo. Osservandolo al di fuori dell'atmosfera terrestre appare bianco. Come mai? Secondo la NASA, a causa della sua temperatura. Il sole è composto da tutto lo spettro dei colori e di conseguenza appare ai nostri occhi come bianco. Allora perché dalla Terra lo vediamo giallo o arancione? Le lunghezze d'onda del giallo e dell'arancione sono tra le più lunghe e sono le uniche che arrivano ai nostri occhi. Gli altri colori con una lunghezza d'onda minore si disperdono nell'atmosfera. Il cielo ci appare celeste di giorno per lo stesso motivo. I meteoriti sono caldi come la lava quando si schiantano sulla superficie terrestre. Falso mito o realtà? Quando le persone vedono una palla di fuoco intorno al meteorite, immaginano che la temperatura dell'oggetto spaziale sia elevatissima. Non è vero.
I meteoriti, prima di schiantarsi al suolo, passano diversi miliardi di anni nello spazio. Un ambiente incredibilmente freddo, con temperature di pochi gradi sopra lo zero assoluto. Ma quindi come mai i meteoriti cadono sulla Terra circondati dalle fiamme? La palla di fuoco visibile è in realtà l'aria che si trova davanti al meteorite che, compressa dalla velocità elevatissima, innesca una reazione di combustione. Ma è solo il lato esterno a prendere fuoco. Questo strato viene spazzato via all'impatto. Come si può intuire, una volta a terra, i meteoriti sono al massimo tiepidi. Un lato della Luna è perennemente al buio. Mito o realtà? Assolutamente falso. Prima il Sole e ora la Luna. Chi ha messo in giro tutte queste bugie? Guardando il cielo possiamo osservare solo il lato luminoso della Luna. La realtà è che il Sole splende in egual misura su tutti i lati della Luna, mentre questa ruota e orbita intorno alla Terra. Quindi non è vero che metà Luna è in ombra e metà riceve la luce, proprio come la Terra non ha un lato oscuro permanente. La logica è semplice. La Luna orbita intorno alla Terra, ma ruota anche sul proprio asse. Se ci pensiamo bene, guardiamo sempre lo stesso lato della Luna. I buchi neri assorbono tutto ciò che gli capita a tiro. Sarà un mito o la realtà? I buchi neri non hanno massa e forza gravitazionale infinite. Tuttavia nessuno sa con certezza cosa succede alle cose che vi vengono trascinate dentro. Gli esperti sanno, però, che i buchi neri non hanno una supergravità. Se ci fosse un buco nero grande come il Sole, non inghiottirebbe immediatamente l'intero pianeta. Pensa a un buco nero come a un grosso aspirapolvere. Attira una nuvola di polvere vicino al suo raggio d'azione, ma gli altri granelli di polvere rimangono dove sono. Quindi, anche se ci fosse un buco nero a sostituire il Sole, tutti i pianeti continuerebbero a orbitare in modo simile e non ne verrebbero attratti. Solo se una stella o qualcos'altro entrasse nell'orizzonte degli eventi del buco nero, la sua gravità influenzerebbe l'oggetto. Quando chiamiamo qualcuno al telefono, il segnale rimbalza sui satelliti. Falso mito o realtà? È un falso mito, una leggenda metropolitana o un'idea sbagliata, scegli tu. Esistono alcuni telefoni satellitari, ma noi persone normali probabilmente non li useremo mai. I nostri telefoni funzionano in modo molto diverso. Quando chiamiamo qualcuno, la torre più vicino ci collega all'altra persona. Per questo motivo esistono connessioni a torre, ovvero enormi reti di connessioni da torre a torre e cavi nascosti. La Luna non ha gravità. Qualche ipotesi? Mito o realtà? È una leggenda metropolitana. Chiedi a qualsiasi astronauta di tua conoscenza. Se non ne conosci, fidati di me. Ci sono filmati che dimostrano che la Luna ha una gravità. Quando dico che la Luna ha una gravità, non pensare che sia simile a quella terrestre, in grado di farti cadere una mela in testa. La gravità della Luna è solo un sesto di quella terrestre. Come ci si sente a camminare sulla sua superficie? Il secondo uomo sulla Luna, Buzz Aldrin, ha detto che è come muoversi a rallentatore e che forse non è troppo dissimile da un tappeto elastico, ma senza l'elasticità e l'instabilità. Il tramonto su Marte appare blu. Secondo te, si tratta di una leggenda o è un evento reale? È assolutamente vero. Il tramonto. Il cielo si tinge di diverse sfumature di giallo. Immagina tutto questo in blu. Secondo la NASA, i tramonti su Marte visti a occhio nudo apparirebbero blu a causa della polvere. Le particelle di polvere più vicine al Sole assumono quella caratteristica tonalità. Esiste una cosa chiamata terremoto lunare. Sarà mito o realtà? È vero, i terremoti avvengono anche sulla Luna e, per l'appunto, si chiamano terremoti lunari. Non sono simili ai terremoti che avvengono sulla Terra, ma hanno delle caratteristiche diverse. Un pianeta può essere abbastanza caldo da vaporizzare le rocce. È leggenda o verità? È tutto vero. La temperatura in questo universo è davvero molto alta. Esiste un pianeta due volte più grande della Terra, la cui temperatura è sufficiente a fondere e vaporizzare le rocce. Questa superterra è simile al nostro pianeta, ma è estremamente calda. Gli esperti ritengono che possa avere oceani di lava e nuvole che fanno piovere roccia fusa. Il Sole è in grado di ospitare fino a 1 milione di Terra. Pensi che sia vero o falso? È vero, il Sole è una delle oltre 100 miliardi di stelle che compongono la Via Lattea. Ed è il cuore del nostro sistema solare. È talmente grande che può contenere 1 milione di volte la Terra.
Sì, sembra piccolo quando lo guardiamo da qui, ma è solo perché è lontano. Tutte le comete hanno la coda. Mito o realtà? È vero, alcune comete semplicemente non mostrano la coda. In quel caso sembrano delle palle di neve lanciate nello spazio. Lo spazio è completamente silenzioso. Che te ne pare? Shh, lo so, era troppo facile. È vero, nello spazio manca qualsiasi forma di atmosfera, quindi non è possibile la propagazione di alcun suono. Mercurio è il pianeta più caldo. Vero o falso? Mercurio è il pianeta più vicino al Sole. Di conseguenza dovrebbe essere vero, no? No, non proprio. Venere è il pianeta più caldo del nostro sistema solare, ma è il secondo pianeta dal Sole. Abbastanza sorprendentemente, non è la distanza dal Sole a definire la temperatura, ma l'atmosfera. Quella di Venere è composta principalmente da anidride carbonica e da una parte di azoto. Questa combinazione rende l'atmosfera molto densa. Durante tutto l'anno, la superficie di Venere mantiene una temperatura di circa 460 gradi centigradi. La superficie di Mercurio ha la temperatura di un deserto terrestre, ma l'escursione termica è decisamente maggiore. La gravità di Marte è maggiore di quella terrestre. Ti sembra vero? Verissimo. Per esempio, una persona che di solito pesa circa 100 kg sulla Terra peserebbe solo 38 kg sulla superficie di Marte. Venere ruota in senso orario. Che ne dici? È vero, Venere ruota in senso opposto rispetto a molti altri pianeti. Infatti, su Venere il Sole sorge a ovest e il suo movimento intorno al Sole è molto lento. Il suo periodo di rivoluzione è di 225 giorni terrestri. La distanza del pianeta dal Sole influisce sulla durata di una rivoluzione. Se un pianeta è troppo vicino al Sole, l'attrazione gravitazionale della stella sarà maggiore. Le impronte sulla Luna possono rimanere lì per milioni di anni. È una leggenda metropolitana o è la... Su Venere ci sono temperature eccezionalmente elevate, abbastanza calde da sciogliere il piombo. È il pianeta più caldo del Sistema Solare, con un'altissima pressione atmosferica e venti superforti. Sono 50 volte più veloci della rotazione del pianeta stesso. Stanno anche diventando più forti nel tempo, e gli scienziati non sanno perché. Ma hanno trovato qualcosa di interessante nelle nuvole del pianeta. Un potenziale segno di decomposizione di materia biologica. Ci potrebbe essere vita? Non proprio, dal momento che Venere ha un'atmosfera secca e ventosa, e non c'è abbastanza acqua. Gli anelli attorno ai pianeti sono più comuni di quanto pensassimo. Gli anelli di Saturno sono i più famosi e spettacolari. Sono in parte costituiti da ghiaccio d'acqua scintillante. Non c'è nulla di simile nel resto del Sistema Solare. Anche Giove, Urano e Nettuno hanno degli anelli, molto probabilmente costituiti da polvere e particelle rocciose. E non solo i pianeti. Gli astronomi hanno scoperto che ci sono anelli anche attorno a un asteroide, Chariklo. A proposito di anelli, perché pensi che la Terra non li abbia? I giganti gassosi hanno anelli, mentre quelli rocciosi no. Due teorie spiegano come si formano gli anelli. Potrebbero essere resti dei tempi in cui si sono formati i pianeti. Potrebbero essere materiale residuo di un impatto che ha distrutto una luna sconosciuta. O ancora, la gravità potrebbe aver fatto a pezzi la luna del pianeta madre. Non è chiaro perché solo i pianeti gassosi abbiano degli anelli. Si sono formati nell'area esterna del nostro sistema solare, mentre i pianeti rocciosi solo all'interno. Può essere già un indizio. Forse questi pianeti rocciosi interni avevano una protezione migliore dai forti impatti che avrebbero potuto formare gli anelli. Quindi, nel sistema solare esterno ci sono più lune e anelli. Un altro indizio potrebbe essere che i pianeti più grandi sono anche più voluminosi e per questo gli anelli sono più stabili. Alcune teorie affermano addirittura che la Terra avesse degli anelli. Molto tempo fa, il nostro pianeta si è scontrato con un oggetto delle dimensioni di Marte, che probabilmente ha formato un denso anello di particelle e detriti. Ma la nostra storia è un po' diversa da quella dei pianeti esterni, e quegli anelli probabilmente si unirono e formarono la Luna. Conosciamo la forma dell'universo? Einstein ha inventato la teoria della relatività generale. Diceva che l'universo potrebbe essere di una di queste tre forme: chiuso come una sfera, aperto come una sella o piatto come un foglio di carta. La sua forma determina se è infinito o meno e se si espanderà per sempre o collasserà. La forma dell'universo dipende dalla sua densità e dalla velocità di espansione.
Uno dei modi migliori per determinarne la forma è usare il fondo cosmico a microonde, CMB in inglese. È il bagliore residuo dell'universo, rimasto dal Big Bang. Le onde sonore che si stavano muovendo attraverso l'universo nelle sue fasi iniziali hanno prodotto variazioni spaziali piuttosto piccole nella temperatura della luce. I risultati degli studi hanno dimostrato che probabilmente l'universo si sta espandendo in tutte le direzioni, il che significherebbe che è piatto. Come mai il Sole è caldo mentre la Luna è fredda? Il Sole emana calore perché il suo nucleo è estremamente caldo. All'interno la pressione è piuttosto alta e l'idrogeno si trasforma in elio. È così che il Sole crea luce e calore. La luce solare e il suo calore sono sufficienti a illuminare le nostre giornate sulla Terra e per sostenere la vita, anche se il Sole si trova a circa 150 milioni di chilometri di distanza. La Luna non è calda perché non ha un'atmosfera, quindi non può assorbire la luce solare come il nostro pianeta. La superficie diventa molto calda durante il giorno, circa 100 gradi centigradi, ma poiché non c'è atmosfera, la temperatura scende drasticamente durante la notte, fino a meno 173 gradi. Il Sole è caldo, ma lo spazio intorno è molto freddo. Il calore è l'energia che gli oggetti immagazzinano al loro interno. La temperatura è il modo in cui misuriamo se una cosa è calda o fredda. Quindi, quando trasferisci il calore a determinati oggetti, la loro temperatura aumenta. E se lo si toglie, la temperatura scende. Puoi trasferire calore in tre modi diversi: per convezione, per conduzione e per irraggiamento. La convezione funziona su gas e liquidi, e la conduzione nei solidi. La temperatura influisce solo sulla materia. Nello spazio non ci sono abbastanza particelle, è quasi un vuoto completo, il che significa che il trasferimento di calore non è efficace. L'unico modo per riuscirci è attraverso le radiazioni. Quando il calore del Sole cade su un oggetto sotto forma di radiazione, gli atomi che lo compongono assorbiranno energia. Questa energia muove gli atomi, che a loro volta, durante questo processo, producono calore. Nello spazio, la temperatura degli oggetti rimane la stessa per molto tempo. Gli oggetti freddi rimangono freddi, e quelli caldi rimangono caldi. Se metti qualcosa al di fuori dell'atmosfera terrestre e lo esponi alla luce solare diretta, il Sole lo riscalderà a circa 120 gradi centigradi. Gli oggetti nello spazio esterno che circondano il nostro pianeta e non ricevono direttamente luce solare si trovano a 10 gradi centigradi. Questa temperatura deriva dal fatto che ci sono molecole che sfuggono alla nostra atmosfera, quindi il Sole le riscalda. Pensavamo che l'acqua fosse davvero rara nello spazio, ma ora sappiamo che c'è acqua ghiacciata in tutto il sistema solare. Per cominciare, la si può trovare su asteroidi e comete, e anche nei crateri che sono sempre in ombra su Mercurio e sulla Luna. Su Marte c'è ghiaccio ai poli, sotto la polvere. Potrebbe non essere abbastanza per sostenere delle colonie umane, ma è comunque qualcosa. Anche altri corpi nel nostro sistema solare contengono ghiaccio, come il pianeta nano Cerere e una delle lune di Saturno, Encelado. Europa, una delle lune di Giove, potrebbe essere una probabile candidata a contenere la vita. Probabilmente ha un intero oceano sotto la sua superficie ghiacciata. Potrebbe esserci il doppio dell'acqua di tutti gli oceani del nostro pianeta messi insieme. Anche Titano, la più grande delle lune di Saturno, ha un ciclo liquido, ma non di acqua. Questo ciclo muove i materiali tra la superficie e l'atmosfera. Diciamo che a prima vista somiglia al ciclo dell'acqua sulla Terra, ma gli immensi laghi su Titano sono pieni di etano e metano. C'è però la possibilità che sotto ci sia dell'acqua. Nettuno è circa 30 volte più lontano dal Sole rispetto a noi. Riceve meno luce e calore rispetto alla Terra, ma irradia anche molto più calore di quello che riceve. Molte cose accadono nella sua atmosfera, specialmente se in confronto al suo vicino, Urano. Urano è più vicino al Sole, ma irradia comunque la stessa quantità di calore di Nettuno. I venti su Nettuno sono incredibilmente potenti, 2400 km orari. Nessuno sa ancora perché. Potrebbe essere una contrazione gravitazionale, energia proveniente dal suo nucleo o il Sole. Spero che prima o poi lo scopriremo. Riesci a immaginare il ghiaccio caldo? Esiste a soli 33 anni luce da noi, su un pianeta extrasolare, Gliese 436b. Questo pianeta è costituito da diversi elementi d'acqua che formano ghiaccio ardente.
Il ghiaccio è solido a causa della forte pressione e le temperature in superficie sono estreme e possono arrivare ai 300 gradi centigradi. Ecco perché l'acqua ghiacciata è rovente e diventa vapore. Immagina di mettere del ghiaccio nel tuo caffè per riscaldarlo. Quando osservi le stelle è come se guardassi nel passato. Le stelle sono molto lontane e ci vuole tempo prima che la loro luce raggiunga il nostro pianeta. Quindi è possibile che alcune abbiano già esaurito il loro carburante e non siano più vive. I pilastri della creazione sono un buon esempio. Fanno parte di una regione a 7000 anni luce da noi, chiamata Nebulosa Aquila. Sono nuvole di gas e polvere a forma di pilastri. Gli scienziati le hanno scoperte nel 1995, ma in realtà un'esplosione di supernova ha distrutto questi pilastri almeno 6000 anni fa. Quindi l'immagine del 1995 mostra com'erano questi pilastri 7000 anni fa. Su Marte c'è il vulcano più grande finora conosciuto nel Sistema Solare, Olympus Mons. È più grande dell'intero stato delle Hawaii e 100 volte più grande del vulcano più grande sulla Terra, Mauna Loa. Il pianeta rosso sembra tranquillo, ma una volta grandi vulcani dominavano la sua superficie. I vulcani sul pianeta rosso sono così grandi perché la gravità è molto più debole rispetto alla Terra. Inoltre, la crosta del nostro pianeta si muove continuamente, mentre probabilmente quella marziana è del tutto immobile.